l'opportunità di questa ricorrenza per denunciare una particolare e preoccupante condizione che riguarda fanciulli e genitori europei in Giappone. Nel grande paese asiatico, nostro importante partner sotto svariati punti di vista, ogni anno circa 150.000 bambini, molti dei quali europei, vengono sottratti da uno dei genitori, impedendo all'altro ogni futuro contatto con il minore. La situazione è molto grave se si considera che nell'ordinamento giapponese non esiste l'affidamento condiviso dei figli. Il rapimento dei figli da parte di un genitore non viene considerato reato e non esiste di fatto alcuna conseguenza di legge nei confronti del genitore affidatario che non rispetta le sentenze. Tutto ciò avviene in spregio dei diritti garantiti ai minori nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, ratificata dal Giappone nel 1994, ed in violazione del diritto dei genitori a mantenere un legame con i propri figli. Dinanzi a tale violazione non possiamo tacere. Tanto più quando questa riguarda direttamente proprio i cittadini europei. Molti genitori, in maggioranza italiani, tedeschi e francesi, si aspettano che il problema venga riconosciuto e discusso, si aspettano azioni concrete, si aspettano insomma supporto e aiuto da parte dell'Unione Europea. Questo è il caso per esempio di Vincente e Tommaso, titolari di un diritto di visita riconosciuto in sentenza, che stanno lottando ogni giorno per poter rivedere i propri figli e che ci hanno contattato nella speranza di avere risposte. Per questo chiedo oggi una dichiarazione di un impegno chiaro da parte della Commissione europea. Mi auguro che questo caso possa essere sottolineato nella risoluzione che sarà votata a Strasburgo e che si utilizzi lo strumento del recente accordo commerciale e partnership strategica tra Giappone e Unione europea per chiedere alle autorità giapponesi che venga ripristinato al più presto lo Stato di diritto. Grazie.